Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlo nello specifico di capelli e soprattutto vi parlo di doppie punte e vi spiego anche come faccio io a combatterle. Spesso e volentieri, insomma, mi scrivete in privato, anche all'interno proprio dei video, e mi chiedete il colore dei capelli, quale shampoo uso, se ho dei capelli ricci, se ho i capelli lisci. Insomma, alla fine ho deciso di fare questo video proprio per parlarvi dei miei capelli e del modo, come vi dicevo, nel modo in cui combatto le doppie punte. Bisogna curarle nel modo migliore. Come? Non c'è bisogno di andare sempre dalla parrucchiera, possiamo farlo anche da casa attraverso le creme giuste, gli impacchi, gli oli e chiaramente gli shampoo devono essere adatti al nostro tipo di capello, alla cute, e poi usare gli strumenti giusti, quindi un buon phon, la piastra. Ecco, anche le piastre devono essere selezionate e usate nel modo giusto. Bisogna usare anche i pettini, le spazzole, ecco, anche questi strumenti sono molto importanti, perché se si usano dei pettini un po' grossi, pesanti, ecco, si rischia di rovinare tutto il capello. Però andiamo con calma, altrimenti qua rischiamo di confonderci. Quindi cosa fare per intervenire e proteggere i nostri capelli? Bisogna innanzitutto capire le cause delle doppie punte. Una volta che abbiamo capito il motivo, corriamo subito ai ripari. È un problema beauty che chiaramente si può risolvere senza problemi. Ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, però comunque piano piano le possiamo eliminare completamente e poi dopodiché prevenirle. Quindi che cosa fare? La soluzione principale è quella di nutrire il capello, ma questo non significa che per nutrire il capello bisogna utilizzare tantissimi impacchi, tantissime creme, no, bisogna solo ed esclusivamente trovare la crema e gli oli specifici, proprio perfetti per il nostro tipo di capello. Magari ci vuole un po' di tempo prima di trovare il prodotto adatto, però piano piano, sapete, è facile, ecco, insomma, tutti i prodotti, insomma, nel senso che ogni prodotto è specifico per ogni capello, per cui se avete i capelli crespi userete una crema per capelli crespi, se avete magari i capelli, la cute sensibile, userete un prodotto per la cute sensibile. Insomma, non è poi così tanto difficile, basta provare con attenzione, costanza, e il problema lo andiamo a risolvere. Ricordate che poi uno dei motivi che causa le doppie punte è sicuramente la tinta dei capelli, quelle tinte aggressive, dei decoloranti, oppure magari se fate la tinta molto spesso, insomma, ecco, le tinte sono sicuramente una delle cause principali delle doppie punte. Poi il secondo motivo per cui spuntano le doppie punte è anche il tipo di phon. Io consiglio, cioè nel mio caso io uso un phon alla cheratina, poi vi faccio vedere tutti i prodotti che uso. È un phon alla cheratina con una temperatura non molto alta, ecco, aiuta a prevenire la formazione delle doppie punte. Le piastre, anche le piastre non vanno mai usate a una temperatura altissima, ecco, dobbiamo cercare di dosare. Io lo capisco che se magari avete i boccoloni, quelli che sono difficili da gestire, magari desiderate una chioma liscia, ecco, lo capisco, bisogna utilizzare il prodotto nuovo. Io poi vi dirò che cosa ho scoperto, perché una volta che vi spiego i motivi, le cause delle doppie punte, poi vi farò vedere i prodotti che uso, sia il phon, la piastra e le creme. Ecco, quindi dopo che abbiamo capito qual è il motivo esatto delle nostre doppie punte, ecco, se abbiamo scoperto il motivo che causa le nostre punte, allora a quel punto lo mettiamo da parte. Quindi se usiamo phon aggressivi, allora cambiamo il phon, se usiamo delle piastre che non sono buone, allora le sostituiamo, e per gli impacchi e per le creme andiamo alla ricerca di quel prodotto che è più adatto al nostro tipo di capello.
Un'altra cosa, vi consiglio di pettinare sempre i capelli, quindi pettinateli la mattina, pettinateli prima di andare a dormire, ma soprattutto pettinateli prima di lavarvi i capelli, perché se, se non li pettinate prima di lavarli e li andate a pettinare solo dopo che avete messo il balsamo o la crema, ecco, e il capello non è ben pettinato, diciamo che il capello ne risente, per cui è sempre meglio spazzolarli, sempre, è sempre una buona educazione del capello, dello stile, della cura del capello, pettinarli. Sempre, anche se ce li avete molto ricci, sapete bene che potete farlo. Una volta che poi avete trovato il prodotto giusto, quindi lo shampoo e anche la maschera per i capelli, usate la maschera 2-3 volte alla settimana e fate l'impacco, il classico impacco, dopo che nel momento in cui li state lavando, chiaramente subito dopo lo shampoo, vi fate un impacco e lo lasciate agire almeno 5 minuti. Ecco, l'impacco giusto nutre tantissimo tutto il capello e lo rende luminoso, facile da pettinare e anche per la piega, che è molto importante, così come sono importanti gli oli da mettere e prima di usare il phon e anche subito dopo aver fatto, magari allisciato, dato la piega al vostro capello. Ricordatevi sempre anche di usare uno spray protettivo che prima di usare il phon o la piastra. Ecco, serve tantissimo, serve lo spray che è un protettore per i capelli, è importantissimo. Quindi, una volta che avete capito qual è il problema e riuscite a risolvere il problema alla fonte, allora a quel punto non ce ne dovrebbero essere più problemi, perché se avete eliminato il phon che fa male ai vostri capelli, se avete trovato la piastra giusta, se avete trovato lo shampoo, la crema, ma può essere anche il balsamo giusto, perché anche i balsami oggi sono buoni e fanno tanto. Ecco, dopodiché avete trovato anche il vostro olio, state tranquille che non ci sono più problemi, le doppie punte non tornano più e potete farli crescere senza star lì a dover fare dei tagli paurosi e ad avere l'ansia di andare dal parrucchiere, perché magari quando andate dal parrucchiere gli dite: beh, ma com'è la salute del mio capello? Mamma, e magari dice, sapete, poi il parrucchiere ama tagliare, 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 quindi magari il parrucchiere guarda e fa: no, vabbè, ma qui bisogna tagliare. E vabbè, è lì il coccolone, ci scende il coccolone, per cui niente, io li taglio pochissimo, io taglio giusto un paio di centimetri ogni 3 mesi, eppure ho il capello che è sanissimo, mi cresce tantissimo, perdo pochissimi capelli, proprio perché ho trovato i prodotti giusti e le piastre e lo shampoo giusto. Il phon giusto, scusate. Ecco, adesso proprio stavamo parlando di phon, io adesso vi faccio vedere il phon che ho comprato su Amazon. Chiaramente io poi vi lascio tutti i link in descrizione, perché di alcuni di questi prodotti ho parlato anche nel mio blog, per cui alla fine del video ci sono tutti i link di riferimento. E vi do anche il link dei prodotti che potete acquistare su Amazon, perché li compro, se non li trovo in giro in città, li compro su Amazon. Ecco, questo è un buon shampoo, sì, ciao Vale. Un phon ottimo della Remington, che è alla cheratina. Non l'ho pagato neanche tanto, forse sotto i 50 euro in offerta, ma vi assicuro che è buonissimo, non brucia i capelli, non crea le doppie punte, ma soprattutto li lascia super ma super luminosi, non va ad alte temperature, non ricordo il massimo, però non brucia assolutamente. È molto carino, anche l'estetica e il design a me piace tantissimo. Come vi dicevo, vi lascio il link in descrizione. Non ha un prezzo esagerato, per cui va benissimo, ecco, è un ottimo alleato ed è questo. E niente, vi lascio il link, io con lui mi trovo benissimo. E
soprattutto anche nel periodo estivo, visto adesso che fa un caldo da morire, ecco, non mi fa sudare più di tanto. Quindi il phon deve essere alla cheratina, assolutissimamente. Poi io ho trovato una spazzola di cui non ricordo la marca, perché qui c'è solo la sigla, ma anche di questa spazzola per i capelli ho fatto una recensione sul mio blog ed è molto letta, è una recensione seguitissima. È una spazzola che non strappa i capelli, li districa, quindi se abbiamo qualche nodo con questa, non abbiamo nessun problema, non ci strappa, non ci fa male, va benissimo anche per i capelli ricci. Sapete che io non ho assolutamente un capello liscio, ma magari ce l'avessi. No, non ce l'ho, io ho un capello molto 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 mosso, ho un capello molto grosso, si gonfia tantissimo e nel periodo estivo, quando c'è tanta tanta umidità, diventa anche tanto tanto crespo, per cui io quando mi lavo i capelli sono così, sono mostruosamente gigante, vi sembrerà strano perché... Quindi io ho dei capelli che sono... Oh, mamma, non potete capire. Voi li vedete sempre così perfetti, composti. Io vi ringrazio per tutti i complimenti che mi fate, però voi non avete idea di che cosa sono. Io dopo che li lavo qui sotto c'ho tutti i bei boccoli, insomma, un caos, non so che dirvi, io rompo tutti i pettini. Mi sembra strano, ma io li spezzo, per cui lei è la mia salvezza, perché, ripeto, non strappa, non fa male. Poi li pettino come niente, ecco, ne ho comprato una marea per paura di non trovarle più, ma vi do anche di questo il link, di questa spazzola il link, vi assicuro che è meravigliosa, va bene sia per i capelli lisci che anche per i capelli molto 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 ricci. Per cui lei è un alleato non indifferente, ma ce ne sono tante così anche di altre marche, potrete trovarle. L'importante è che abbia questa forma, con questi dentini, no? Molto larghi, ecco, tra di loro c'è molta, molta, molta differenza, non sono attaccatissimi, quindi, e poi è morbidissima, guardate, si può... Insomma, è fantastica e questa mi aiuta perché io pettino i miei capelli sia quando sono asciutti che quando sono bagnati solo ed esclusivamente con questa spazzola. Quindi vi dicevo, i miei capelli sono mostruosi e giganteschi, quindi non avete idea di che cosa devo fare io per tenerli così. E comunque poi il risultato è fantastico perché sono lisci, non spaghetti, perché io non amo neanche il capello troppo spaghetto, basta che siano molto in ordine e poi che abbiano, insomma, che siano sani e luminosi. Gli shampoo che uso, guardate, i miei shampoo sono gli shampoo normalissimi della Garnier, che trovate tranquillamente in qualsiasi supermercato, il classico, ora non mi ricordo, forse è un per la cute delicata, ecco, io uso qualcosa del genere. Quindi non pensate che io spenda tanti 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 soldi per l'acquisto di shampoo, no, un shampoo non, forse no, ve lo prendo, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è il mio shampoo, ultra dolce, delicato, lenitivo, all'avena. Quindi questo è il mio shampoo, uno shampoo che forse costa 3 euro. Quindi niente di che, è chiaramente della stessa linea ho la maschera e anche il balsamo. La maschera è fantastica. Io l'adoro perché comunque va bene sia per la mia cute, quindi non mi crea prurito, non crea la forfora, non mi fa assolutissimamente male e poi mi rende i capelli morbidissimi, super super lucenti e quando li lavo e li devo spazzolare e pettinare riesco a farlo con comodità perché non si formano assolutamente i nodi. Poi subito dopo lo shampoo, dopo aver tamponato i capelli, io uso questo spray della Revlon, è questo spray, praticamente lo compro su Amazon, vi lascio il link. Ecco, questo spray praticamente ammorbidisce, aiuta a pettinare bene i capelli subito dopo averli lavati, li nutre e dà lucentezza. Ecco, un prodotto fantastico, basta spruzzare un pochettino su tutti i capelli bagnati e
No, è un altro mondo, ti regala un'altra vita i capelli. E poi uso per i capelli degli oli della Viewpoint, che sono questo è un olio, sono il classico cristallo liquido, di cui non faccio mai a meno, che uso da una vita, e lo uso prevalentemente sui capelli bagnati. Dopo aver spruzzato questo, metto una goccettina sulle punte, dopodiché li asciugo. E dopo che li ho asciugati con il mio phon, dopodiché praticamente sono così, sono, cosa mi posso dire, un casco di banana, qualcosa del genere, di più anche. A quel punto che faccio? Io devo assolutamente lisciarli, per cui io a quel punto uso la mia super spazzola della GHD. Lei. La GHD Glide è unica. Io non penso di aver mai visto niente di simile. Sono tanti, tanti, tanti anni che liscio i capelli e ho comprato quintali e quintali di piastre. Non ce n'è per nessuno. Lei praticamente che fa? Cioè, lei liscia i capelli come se voi li stesse spazzolando con la spazzola normale. Ha una temperatura costante di 160 gradi, se non ricordo male, quindi è ottimo. E poi li liscia senza problemi, cioè potete prendere anche delle gocce, delle gocce, delle ciocche, scusate, anche delle ciocche, ce l'ho con le gocce, con delle ciocche giganti, basta farle. Praticamente passarlo così, sia davanti che poi sotto. Un paio di passate nel caso in cui i capelli siano lisci, anzi, se fossero lisci, ta 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 ta, fatto, ma se sono mossi come i miei, due o tre passate davanti e dietro il capello si liscia mostruosamente in un attimo, ma poi rimane lucido, ma lucidissimo. È così anche per i capelli molto, 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 molto ricci, perché è consigliato anche per le ragazze che hanno i capelli super, super. Super ricci, è fantastica! Credetemi, io vi lascerò il link. E niente, io quando l'ho ricevuta, perché GHD me l'ha spedita per provarla, io ho pensato, ah, per carità, GHD è il massimo con le piastre, niente da dire, però l'ho guardato e ho detto, è eccezionale esteticamente, ho detto, ma sarà, chissà. Ne ho provato altre di spazzole così di questo genere, ma nessuna soddisfava le mie aspettative, perché comunque non solo non lisciavano i capelli, ma li lasciavano crespi, ma poi non avevano lucentezza. Mamma mia, erano mostruose! Guarda queste spa le spazzole mi facevano impazzire. Invece ho provato lei, io veramente, credetemi ragazze, cioè non lo faccio per sponsorizzare, perché non sono pagata per sponsorizzare questa. Mi hanno solo chiesto di fare un articolo, l'ho fatto, ma senza niente. Io ve lo dico perché così, cioè lei è veramente una spazzola miracolosa. Vi assicuro, se avete i capelli ribelli, se non riuscite a tenerli a bada perché sono crespi, ma soprattutto perché il crespo annulla il crespo. È fantastica, ragazze, credetemi, io non posso, cioè io non potrei vivere più senza di lei. E poi il tempo, io in un quarto d'ora, io in 15 minuti ho i capelli perfetti, sembro appena uscita dal parrucchiere. Pensate che io per lisciare i capelli ci metto 1 ora e 15 minuti con spazzola, prima spazzola e phon e poi piastra. Così io e così la parrucchiera, non meno di un'ora anche la parrucchiera. Cioè, immaginatevi un quarto d'ora, ma pensate la mattina, la fretta, o d'estate. Io d'estate evitavo di lisciarli perché col caldo mi sentivo male, per cui capelli, cipolla e via. E invece con lei, no, un quarto d'ora, io, cioè, le voglio troppo bene. Quindi niente, ragazze, questo è quello che è, cioè la mia esperienza con i capelli, ecco, i miei capelli sono sempre molto lunghi, a me piacciono i capelli lunghi, a me piacciono i capelli lisci, io li raccolgo, faccio la treccia, io faccio di tutto, ma vi assicuro che con questi prodotti io non ho doppie punte, il capello è lucidissimo, poi non perdo capelli, perché la piastra, la spazzola da usare con il phon per cercare di lisciare i capelli, comunque, ops,
Comunque il capello un pochettino soffre perché stai sempre lì a tirare, a tirare, a tirare. Comunque li perdi, tendono comunque ad indebolirsi. Con questo no, io non perdo più capelli da quando uso tutto questo che vi ho fatto vedere. Per cui niente ragazze, questa è la mia esperienza, questi sono i prodotti che io amo. E che compro perché sono i miei, sono quelli che io ho comprato, ho provato e quelli con cui mi trovo meglio. E niente, perché ne ho ricevuto tantissimi di altre aziende, però comunque li provo, sono bellissimi, fantastici, li uso, a volte capita anche di ricomprarli, però questi di cui vi ho parlato sono proprio i miei preferiti. E niente, io vi lascerò il link di ognuno di loro, così se vi va potete provarli e acquistarli su Amazon, perché io faccio prima, li acquisto su Amazon. Ho imparato ad acquistarli su Amazon, per dire la verità, nel periodo del lockdown, perché io ce l'ho sempre in mano, perdonatemi perché non vi trovo bene. Vi dicevo, nel periodo del lockdown comunque non è che si poteva andare in giro alla ricerca dei prodotti, dei capelli, per dire questo al supermercato io non lo trovavo, cioè il più delle volte lo acquistavo in profumeria. E quindi nel periodo del lockdown che facevo, dove andavo? Per cui la soluzione era quella di acquistarli online e Amazon devo dire che ce li ha tutti e oltretutto anche a ottimi prezzi. E niente ragazze, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Se vi va, seguitemi anche sul mio blog valentinafashionbeauty.com, oppure se vi piacerebbe seguirmi anche sui social. Mi farebbe tanto piacere. Grazie mille, alla prossima. Bacione, ciao ciao.